Siamo tutti su tu stesso giro, siamo tutti su tu stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come se spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda. E tutte cose che ne siamo tini, quando morimo ne portiamo niente. Avimo sempre la puzza sotto naso, facciamo a gara chi ne non ci spirito. E ne facciamo tanti canni zusi, ma siamo solo giucce presuntuosi. Buona domenica carissimi amici, questa ultima domenica dell'anno è la domenica della Santa Famiglia, perciò preghiamo Gesù, Giuseppe e Maria che siano la salvezza dell'anima mia, dell'anima tua, dell'anima nostra. Gesù, Giuseppe e Maria vi dono il cuore, l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria assistetemi nell'ultima agonia, se ci sarà agonia, perché noi non sappiamo, noi che siamo vivi, io non lo so come morirò, ma nemmeno tu sai come morirai, dove, come, quando, in che circostanza, ecco. Questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare, ecco. Domani, primo dell'anno, inizieremo insieme a Maria Santissima, Madre di Dio e Madre nostra. Quando la preghiamo la Madonna, chiediamo a lei di pregare per noi, lei lo fa sempre come ogni mamma prega per i figli, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, peccatori perché dimentichiamo troppo facilmente, come diciamo nella sigla, dimentichiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda e di tutte le cose che ne siamo chini. Quando morimo, e potremmo morire in un momento all'altro, non ne portiamo niente. Ecco, quindi inutile avere la puzza sotto un naso, fare a gara chi nell'occhio spirito, perché non ci conviene pregare, pregare, chiedere alla Madonna che ci aiuti ad essere coscienti, come è stata cosciente lei, che quel bambino che lei portava in grembo, che poi ha partorito e che ha seguito fino alla fine, amici miei, fino alla morte, a una morte brutta, la morte di croce, quel suo figlio è, non è solo suo figlio, ma è figlio di Dio. Perciò dobbiamo pregare, carissimi amici. Allora concludiamo quest'anno, l'ultimo giorno dell'anno, 31 dicembre 2017. Che cosa abbiamo combinato in questo anno che abbiamo alle spalle? È stata bellissima la canzone che si è classificata seconda al Festival di Sanremo di questo 2017. 2017 che per me è stato un anno veramente straordinario. E che sia benedetta la vita. Stasera c'è la messa di ringraziamento, in tante chiese si recita il Te Deum, ecco, ma questa canzone arrivata seconda al festival è stata veramente un segno bello, perché dice le cose semplici. Ho sbagliato tante volte nella vita, in questo anno, anche tu, ognuno di noi, chissà quante ancora. Quante volte ancora sbaglierò nel 2018? In questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante volte ho fatto fischio di mercante? No, quante volte no. È una corsa che decide la sua meta. Ecco. Mi ricordo le parole di Susi Fusaro, questa ragazza di 21 anni di Acri che nel 2004, quindi sono passati 13 anni, volò in cielo prematuramente dopo una leucemia fulminante, da gennaio a giugno, il 21 giugno morì e pochi giorni prima, il 16 giugno, a proposito della meta, dove andiamo? Ma dove andiamo? Dove andiamo? Lei scrive sul diario 5 giorni prima di morire, forse la meta non è la vita in sé, ma è la forza della vita che senti dentro l'anima
anche quando davanti a te c'è la morte. Lei la sentiva che si stava avvicinando questa porticina angusta, stretta, attraverso la quale doveva passare per sbucare nella vita vera. Non è la vita in sé, ma è la forza della vita che senti dentro l'anima, anche quando di fronte a te c'è la morte. La capacità di credere, ecco la fede che dobbiamo desiderare, di far parte, che io, tu, ogni essere vivente, non solamente gli esseri umani, ma ogni essere vivente, anche gli animali, anche i vegetali, anche le cose inanimate, capacità di credere, di far parte di un qualcosa ancora più grande e bello. Settimana scorsa con i ragazzi della prima media abbiamo visto il film bellissimo Il Paradiso per davvero, un bambino di 4 anni, questo è un fatto vero, che è stato in coma per una appendicite perforata, stava per morire, ma poi non è morto. Ha visto il paradiso, ha visto Gesù, ha visto i suoi cari che non aveva conosciuto, il nonno, la sorellina che la mamma aveva abortito, di cui non sapeva niente. Ecco, il paradiso per davvero. Questo dobbiamo chiedere, amici miei, concludendo un anno e iniziandone un altro. La cosa più importante della nostra vita è credere in Dio, la capacità di credere, di far parte di un qualcosa ancora più grande e bello, che nessuna malattia, dolore, nessun imprevisto possono cancellare. Ecco. Noi qualche giorno fa abbiamo salutato una nostra sorella Fernanda, al paese dove sono parroco, è morta improvvisamente, in piena salute. Ecco, si può morire anche improvvisamente, amici miei. Allora, forza e coraggio. La corsa che decide la meta è la corsa che facciamo dietro a Cristo. Ecco, quante volte il tempo lo usiamo male, dice la canzone. Questo tempo non è sabbia, ma è la vita che passa. Non riusciamo a chiamarla. Che sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Perché è perfetta la vita? Perché, come dice il proverbio, il detto, facile da dire, facile da ripetere a memoria anche per me, ma poi impossibile da esserne pienamente coscienti: non si muove foglia che Dio non voglia. E in questi tempi se ne stanno muovendo foglie, no? Perché siamo in pieno inverno, giornate ventilate, e si muovono tante foglie, cadono e vengono trasportate dal vento di qui e di là. Non si muove foglia che Dio non voglia, non può accadere nulla se non sotto il permesso di Dio. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Ecco. Pensare alle figlie di Fernanda, no? A Maria, la prima figlia che aspetta una bambina che nascerà a Dio piacendo a febbraio, ecco, che non vedrà la nonna qui sulla terra, ma avrà una nonna in cielo, avrà una persona che la ama e la seguirà come un angelo custode. Adesso la festa degli angeli custodi la celebriamo, e la festa dei nonni la celebriamo il giorno della festa degli angeli custodi, il 2 di ottobre. Ecco, come si fa ad accettare la perdita di una mamma, la persona che ci vuole bene in maniera particolare? Ecco. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. Ecco, nella canzone della sigla, in un'altra strofa, dico: chi ne ha fatto non si è sbagliato, ne cuoce a tutti dintro lo stesso brodo, ne gira chiano, non sa quadare, che è la vita qui sulla terra, non te ne appresso, ne sa aspettare, perché il Signore è buono, è paziente, è misericordioso. Ecco. Sta finendo un anno e inizierà un altro, ma
il Signore rimane sempre paziente e misericordioso. E allora siamo noi che dobbiamo imparare a tenerci stretta questa vita, sia perché siamo eterno, siamo passi, siamo storie, siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona, ecco, che sia fatta la, sempre adesso la sua volontà. Ecco, questa è l'essenza della preghiera cristiana, ecco, che ci ha insegnato Gesù. Allora, carissimi amici, oggi per problemi tecnici non abbiamo servizi, di solito ci introduciamo con i servizi del Papa. Oggi scorriamo questa liturgia bellissima della Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria, ecco, pensando con gioia ma anche con dolore, tanto dolore, alle nostre famiglie, perché ci sono un sacco, assai famiglie in difficoltà. Ci sono famiglie che, nelle quali si respira un'aria bella, buona, però ci sono tante famiglie dove c'è un'aria cattiva, ecco, perché la famiglia, essendo la realtà che più assomiglia a Dio, che è comunione tra persone, comunione, ecco, è la realtà più attaccata dal nemico di Dio, il diavolo. Allora, scorriamo la liturgia di questa domenica. L'antifona d'ingresso ci ricorda che i pastori, ecco, questi nostri fratelli, nei quali io mi immedesimo, perché non mi posso immedesimare con i magi, sono un povero prete, un povero uomo, un poveraccio, ignorante peccatore, quindi sono dalla parte dei pastori, quindi non mi metto dalla parte dei magi, di questi uomini sapienti che capiscono che sta per succedere e succede qualcosa dell'altro mondo in questo mondo, seguono la stella e vanno ad adorare questo bambino che loro, perché intelligenti, riconoscono come Dio, ecco, e lo onorano come Dio. I pastori invece sono molto più semplici, non capiscono molto, ma vanno in fretta e trovano questo spettacolo stupendo. Uno spettacolo più bello non c'è, di un uomo e una donna insieme ai figli, al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto. Già ci dobbiamo fermare, perché qua al primo ci si ferma. Noi fermiamoci al quinto, ma sorridiamo, ma è un sorriso triste, quello mio, no, perché tutto sto benessere materiale sta portando un pochettino all'imborghesimento della nostra vita, all'impigrimento, perché il bisogno insegna la via. Un benessere, amici miei, non è che ci fa un grande bene. Allora, cosa ci fa chiedere oggi la Santa Madre Chiesa a Dio nostro Padre? Che, dato che Lui ci ha dato la Santa Famiglia come modello di vita, ecco, quante famiglie hanno come modello la famiglia di Nazareth? Pochissime, pochissime. E anche queste pochissime spesso in grandi difficoltà, bloccate dalla mentalità di questo mondo, ma bastano pochissime per illuminare questo mondo dove c'è tanta luce falsa e tante tenebre. Ecco, il vero modello di vita fa che le nostre famiglie, nelle nostre famiglie, fioriscano le stesse virtù, le stesse forze che oggi vediamo che mancano. Perché? Riuniti insieme nella tua casa possiamo godere la gioia senza fine. Ecco, quanto è bello tornare in una casa dopo essere stati fuori per lavoro, per impegni scolastici, per commissioni, anche per viaggi di piacere, ma poi casa mia, ritornare a casa e sentirsi riabbracciati, ecco, sentirsi capiti, sentirsi riaccolti. Ecco, ma quanti ritornano a casa con questo senso di gioia, di pace? Perché nelle nostre case, amici miei, manca tante volte
la presenza, la coscienza della presenza di Dio nelle nostre case. Gesù ci ha detto che là dove due o tre o quattro, cinque, sei sono riuniti nel mio nome, là ci sono io. Io mi domando sempre quante famiglie prega? Pochissime, ma anche quelle poche che pregano, quando pregano hanno la coscienza, abbiamo la coscienza della presenza di Dio. Ecco, questo, allora, perché ci sia la coscienza di Dio, deve intervenire Dio e noi lo dobbiamo accogliere. La prima lettura ci racconta della chiamata ad Abramo, della promessa ad Abramo di avere un figlio nella vecchiaia, perché a Dio tutto è possibile e Abramo ha questa gioia, quando meno se l'aspetta, ecco, Sara concepisce il figlio suo, legittimo, Isacco, che significa risata, è una gioia grande. Abramo chiamò Isacco il figlio che era nato, che Sara gli aveva partorito. Sara aveva oltrepassato l'età giusta per avere l'età feconda, ecco, invece Dio interviene e dà ad Abramo, da Isacco, poi Esaù e Giacobbe. Giacobbe frega con la collaborazione della madre la primogenitura ad Esaù per un piatto di lenticchie, un poco di agnello, che il papà in punto di morte benedice Giacobbe, e lo benedice bene perché da Giacobbe nascono 12 figli, le 12 tribù di Israele, e inizia la storia della salvezza fino a Gesù. E Giuseppe è un discendente di Giacobbe, un discendente di Abramo. Questa storia della salvezza, Dio ci salva, Dio è fedele al suo patto. Quindi oggi si reciterà questo ritornello bellissimo che dà tanta pace. Il Signore è fedele al suo patto. Noi siamo molto infedeli, ecco, ci perdiamo in un bicchiere d'acqua tante volte, le nostre promesse non tengono. Vi ricordate la promessa di San Pietro a Gesù? Morirò con te prima che il gallo canti due volte, tu mi rinnegherai tre volte. E quante volte canta il gallo nella mia vita, quante volte rinnego Gesù, sono infedele, ma il Signore è fedele al suo patto. Poi la lettera agli Ebrei che ci fa questo elogio della realtà più importante della nostra vita, che è la fede, perché per fede ci si salva. Senza il mio sì, il tuo sì, magari godiamo delle cose che Dio ci dà, perché siamo tutti sul tuo stesso cielo, luna, stelle, aria, acqua, terra, però non ce ne godiamo, amici miei, tante volte. Siamo sempre arrabbiati, perché c'è bisogno di Gesù. Ecco, allora leggiamoci il Vangelo di questa domenica bellissimo, che ci racconta che quando si compiono i giorni della purificazione, Giuseppe e Maria vanno al Tempio e portano il bambino per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombe, come prescrive la legge. Ma quando arrivano a Gerusalemme, entrano nel Tempio, fanno questo incontro con questo uomo straordinario, Simeone, il vecchio, che aspettava la consolazione di Israele, era molto attento. Ancora gli ebrei aspettano, nonostante è venuto Gesù, ancora aspettano. Ecco, questo ebreo Simeone lo aspettava e lo riconosce perché vede questa giovane ragazza, questo giovane uomo che camminavano con questo bambino, ed erano, cioè, agli occhi distratti dei molti, nessuno se ne accorgeva, erano una coppia di giovani spose che andavano a fare il battesimo, diciamo, come oggi capita. Invece per Simeone, che era attento, si accorge da come camminava Maria, da come camminava Giuseppe, da come guardavano, da come stavano insieme,
Ecco, questa capisce che quel bambino è un passo straordinario. Se non stiamo attenti, amici miei, Gesù magari ci passa vicino, ma non un inaccorgimento, perché uno dei giochi che gli piace di più al Padre Eterno è lo stesso che piace a noi. Vedete, quando siamo bambini a che giochiamo? Il gioco che ci piace di più fare, guarda, il nascondino, e Dio si nasconde, c'ha un gusto, ci piglia gusto a nascondersi e poi a sorprenderci, ma dobbiamo stare attenti, perché sennò ci può capitare come il treno di Ivano Fossati, no? La nostra vita è aspettare un treno che ci porti qualcosa di buono, ma se quando passa il treno noi dormiamo, il treno passa e i frutti, è come è un treno che è passato con un carico di frutti. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. Ecco, chi dorme non piglia pesci, carissimi amici. Allora Simeone non dormiva, aspettava e pregava. Aveva capito in cuor suo che non sarebbe morto prima di aver veduto il Cristo, il Messia, il Salvatore. Perciò, mosso dallo Spirito, si reca al Tempio, e si reca al Tempio con la fame e la sete di vedere, non distratto così tanto, no, con quella tensione a... E mentre i genitori vi portavano il bambino per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo, questa preghiera la dovremmo recitare tutti la sera prima di andare a letto, perché in una giornata, dalla mattina quando ci alziamo, alla sera quando andiamo a letto, quante volte vediamo il Signore, che si presenta sempre in modo diverso a noi, ecco, specialmente quando non ce l'aspettiamo. A me il Signore si è presentato quest'anno la sera di Natale, il giorno di Natale, con una persona che è venuta ad invitare, si è autoinvitato a casa, sia la sera di Natale che il giorno di Natale. Ho detto, no, sono solo, vieni, però... ho visto la mia fragilità, la fragilità dei miei cari, insomma. Se quando dobbiamo accogliere qualcuno, siamo tutti fragili, amici miei, peccatori, ma quello che ci viene a scombinare i nostri piani è Gesù, e noi non lo accogliamo tante volte Gesù, Invece Simeone, che pregava, perché ogni giorno della nostra vita il Signore ci incontra in ogni momento, in ogni circostanza, noi possiamo dire, ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace. Vada in pace a dormire, ma vada in pace a lavorare, vada in pace a fare qualcosa di bello, di importante, ma vada in pace anche a vivere dei momenti dolorosi, faticosi, pesanti, ma sempre con la pace, ma la pace che ci dà la presenza di Dio in questo bambino, cioè in questa realtà debole, fragile, non sontuosa, luminosa secondo il nostro concetto di luce, no? Perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Maria e Giuseppe si stupivano di queste cose. E poi Simeone profetizza a Maria il suo grande dolore, perché la Madonna ha partecipato alla gioia del Natale in maniera unica, ma ha partecipato alla passione di Gesù in maniera unica e irripetibile da madre. Per cui Maria ha patito come Gesù. C'è qualcuno che dice un po' più di Gesù, perché ha patito nel cuore. Simeone gli aveva predetto, anche a te una spada trafiggerà l'anima. Allora non ci impressioniamo quando sentiamo quei grandi dolori. Ecco, viviamoli insieme a Gesù, a Giuseppe e a Maria. Ecco, e questi dolori, questi sacrifici si trasformeranno in cose grandi, in cose buone per il bene nostro e di tutti
i nostri fratelli e del mondo intero, perché le sofferenze accettate con un pizzico di fede, vissute in unione a Cristo, portano frutti grandissimi. Allora, carissimi amici, è l'ultimo incontro del 2017, arrivederci alla prossima domenica, che sarà la prima domenica del 2018, ma sempre a Dio piacendo, e se proprio avessi di mangiare per qualcuno, mangassi per me. Buon anno nuovo! Simo tutti su tu stesso giro, simo tutti su tu stesso sole, simo tutti su ta stessa luna, e simo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando morimo ne portiamo niente. Avimo sempre a puzza sotto naso, facci mancare a chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti canni in susi.